portare le tipiche pigne che fanno il Natale. Sì, sono veramente delusa e triste da tutto. Questa sera festeggiamo con pizza. Usciamo. Benvenuti in questo nuovo video, è la settimana prima di Natale e come vi avevo preannunciato nell'ultimo video, a differenza degli anni scorsi, questa è una settimana ricca di aperitivi e cene e quindi ho pensato di portarvi con me. In realtà ho dato il via a tutto ieri perché ero a Budapest e con i miei siamo andati a fare un brunch che, come sapete, è un misto tra breakfast and lunch, il brunch, in un hotel a Budapest. C'è il salmone affumicato direttamente tagliato al coltello. Ma c'è il sushi. Oggi mi impazzirebbe. C'è l'unico dolce che mi ispira ed è senza glutine. Tornata da Budapest questa mattina, mi sono allenata e poi ho passato il pomeriggio a mettermi a pari con le mail che avevo un po' trascurato in questi giorni di vacanza. E adesso sono pronta per uscire. No, ovviamente sto aspettando Jimmy perché abbiamo un apericena, cena, buffet, non lo so, di Natale organizzato da Eleonora, che è una mia amica food blogger. Quindi ora, se Jimmy ci concede questo onore, usciamo. Meno male. Outfit del giorno, molto natalizio, questo vestito che ho comprato per Capodanno dell'anno scorso o due anni fa da Xetra, e il mio solito stivalone alto che è comodissimo per tutto. Sì. Per creare le tipiche pigne che fanno il Natale, abbiamo fatto con cereali e cioccolato. Buongiorno, questa mattina early workout, quando si avvia il burro di frutta secca e bisogna amalgamare gli oli a tutta la polpa. Che fatica. Sto morendo di caldo. Colazione del giorno, mini pancakes con latte di noci di macadamia. Spettacolare. E ho fatto i mini pancakes perché ieri non ho avuto tempo di farmi giga. Quindi questa mattina, 5 minuti, mini pancakes al kiwi. Ehi, che tuffa colazione? Buon appetito! Devo dire che questi sono giorni un po' strani a livello di orari, perché dopo che ho fatto colazione, erano le 6:30, ho lavorato computer e alle 9 avevo gli occhi che mi bruciavano, quindi sono andata a letto. E mi sono risvegliata alle 11, alle 11:30 poi avevo l'appuntamento delle mie osteopate e adesso sono qui. Adoro questa cosa perché sto lasciando libertà al mio corpo rispetto al mio cervello. Anni fa per me gli orari dei pasti erano mandatori, cioè io devo fare colazione, poi devo pranzare all'1 e devo cenare alle 8 e tutta la mia giornata, tutti i miei impegni giravano intorno a questi orari. Invece adesso il fatto di avere questa flessibilità, quindi essere qui all'1 e
pranzare alle 3, alle 4, stasera cenare alle 10, mi fa sentire più libera e mi dà anche la possibilità di fare tante più cose. Quindi adesso allenamento lower body, farò un allenamento concentrato sui glutei. Questo perché questo weekend a Budapest ho sgambettato molto, quindi ho tenuto molto attivo le gambe e non voglio andare a impattarle troppo. Io reagisco male sulle gambe, lo sapete, mi si infiammano, mi si gonfiano, eccetera. Quindi questa settimana forse, non so ancora, devo capire, devo decidere se andare a idrospinning giovedì. Comunque le allenerò poco e mi concentrerò soltanto sui glutei, che quelli devo sempre crescere. Però non esiste allenamento gambe e glutei che non inizi con il buon caro vecchio squat. Allenamento concentrato su glutei finito, sono morta, ma sono strafelice perché sono riuscita a filmarvi un sacco di esercizi e penso proprio, anzi sicuramente, ci farò un video dedicato. Quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, malandrini, perché a breve uscirà un video con i miei esercizi preferiti per allenare i glutei. Pranzo con verdure spadellate, pollo alla curcuma e cracker. Cena di questa sera con il team di coach di Adidas Runners. Andiamo a mangiare una pizza da Mama It, che è un ristorante che fa sia senza glutine che pizza normale. Abbiamo organizzato il Secret Santa, cioè praticamente ognuno porta un regalo e poi verrà estratto a sorte e in qualche modo ognuno riceverà un regalo. Io ho pensato di fare il burro di mandorle fatto in casa, la cui ricetta è semplicissima, praticamente frullate mandorle a manetta finché non diventano burro, comunque una pasta, ed è ancora caldo perché l'ho appena finito, infatti sono in ritardo anche per questo. Adesso voglio utilizzare questo, che è un'etichettatrice, per renderlo più professional. Questo è un regalo che ho fatto a Lavale l'anno scorso, ma non l'ho mai usato, quindi lo uso io. Quindi burro mandorla, mandorle, burro di mandorle, copies 1, ok, battery empty, no. Epic fail, raga. Niente, devo andare, non lo so usare, quindi faccio una cosa un po' più rudimentale. Beh, il pensiero è quello che conta, no? Andiamo a mangiare la pizza! Ma molto più del pesce. Hello! È mercoledì pomeriggio. Ieri sera la pizza non mi è piaciuta affatto. Sono ritornata da Mama It, che è questo ristorante che ha aperto recentemente a Milano, dopo i suoi ristoranti Roma e Napoli, che ha due cucine separate, dal senza glutine e quella normale. Ma a me la pizza non piace assolutamente, è amara, troppo gonfia, troppo gommosa, non mi piace, e infatti penso che non tornerò mai più. Per il resto la cena è stata bella, piacevole. Oggi è una giornata un po' strana. Questa mattina ho avuto degli appuntamenti di lavoro che ammetto mi hanno lasciato un po' delusa, e quindi oggi me lo sto prendendo un po' per ripigliarmi, perché sì, sono veramente delusa e triste da tutto. Però vabbè, la vita continua, si chiude una porta, si apre un portone, si spera, e vi aggiornerò di tutto l'anno prossimo, perché domani è un altro appuntamento di lavoro molto importante e voglio dedicare tutte le mie energie positive verso quello, perché potrebbe veramente stravolgere la mia vita.
Questa sera ho acrobatica e ho un'altra cena dopo acrobatica, quindi alle 10, con le ragazze di acrobatica. Non avevo notato fino ad ora quanti diversi giri di amicizie ho e veramente sto facendo una cena al giorno per questi 5 giorni con tantissimi gruppetti diversi e lo sto adorando. Cioè, ragazzi, ma chi si lamenta delle troppe cene di Natale, degli aperitivi, di questo e di quell'altro? Davvero penso che non abbia capito niente della vita. È bellissimo ritrovarsi tutti a festeggiare, a salutarsi. È bellissimo, cioè, chi se ne importa di quello che stiamo mangiando? Stiamo insieme! Ok, vabbè, basta. Ritorno a mebizzare qua sul divano. Una gioia. Brava! Ok. Buongiorno, io ho appena finito di fare colazione, ma volevo far vedere che con la polpa del latte di macadamia che avevo fatto, ho fatto su dei pancakes. Ci ho aggiunto un po' di miele, farina, latte e albume e ho fatto questi mini pancakes per Jimmy, che stanno cucinando, sono profumatissimi, anche grazie a queste fragole, che sono delle fragole freeze dried che ho preso da questo negozio online Coro e io le ho utilizzate per fare delle barrette di cioccolata coloratissime che trovate sul mio Instagram, ma adesso sto sperimentando un pochino i vari utilizzi. Ieri sera la cena è stata davvero bellissima, mi sono stra divertita con le ragazze e sono stra felice perché sempre di più i ristoranti si stanno un po' attrezzando per i senza glutine e quindi ho avuto l'opportunità di riuscire ad andare a cena con loro. Ovviamente non facevano pizza senza glutine, ma io l'avevo mangiata la sera prima e quindi tagliata è stata, ma sono felicissima di aver passato la serata insieme, cosa che magari tempo fa avrei detto no, mi mangio senza glutine, non vengo, invece no. Questa mattina sono stata all'appuntamento super importante che avevo detto e vi dico soltanto che sono arrivata con le scarpe e le gambe tutte bagnate, per fortuna avevo vestita di nero perché in motorino ho preso una pozza, perché anche oggi piove. Infatti guardate, sto asciugando tutto adesso che sono qui, sono carica come un mulo di roba, fantastico. Sono qui da Zero Gravity ed è l'una e 40, ah, sono già le 2, great, orari sballatissimi, perché c'è la Marti che mi ha detto che sarebbe venuta qui oggi e allora, siccome non la vedo da tanto, ho detto ok, vengo anche a saltellare e a portare avanti le tecniche che ho appreso ieri. Primo salto mortale sul tappeto, che soddisfazione, e sto migliorando tanto. Quindi ora acrobatica. Non lenta di più, mentre giravo dicevo ma che cazzo. Questa sera festeggiamo con pizza, film,
The World, non so che cosa. E poi la prima puntata di MasterChef. Yeah! Nessuna cena fuori, ma pizza sì. Questa mattina io e Jimmy l'abbiamo dedicata a sistemare casa e a preparare tutto per la partenza di domani. Tutto è un eufemismo, non abbiamo preparato praticamente nulla, ma abbiamo veramente sistemato. Sembrava. In realtà ora mi guardo in giro, non è così. Ma adesso sto uscendo perché vado a idrospinning. Ho deciso di dedicare il mio cardio della settimana, che in realtà è da tanto tempo che non faccio. Silvia, vabbè, facendo idrospinning. Faccio un allenamento low body, quindi concentrato sulle gambe, e ho pensato di andare a stressarle nonostante quello che avevo detto inizio settimana, perché comunque poi con le vacanze, poi con tutte le vacanze nelle Filippine, non le allenerò per molto tempo, e quindi ho pensato ammazziamole oggi e poi ci vediamo fra un mese. Quindi ora affronto la pioggia perché, yes, piove nuovamente anche oggi a Milano e vado. Invece sto registrando. Ah, aspetta, auguriamo buon Natale. Allora, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Spero, sono un po' sparaflesciati, però guarda, mi toglie un po' di luce. Peggio delle luci dell'Adurso. questa è la luce di oggi. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di essere riuscita a trasmettere il messaggio che il Natale è un'occasione per stare in compagnia indipendentemente da ciò che si fa, ciò che si mangia e tutto il resto. E basta, quindi niente. Adesso io e Jimmy passiamo i giorni prima di Natale qua a Padova, ma poi lui domani va via. Poi lo raggiungo, gli porto l'una perché poi me ne porto e vado nelle Filippine. Spero di riuscire a portarvi un altro video per la fine dell'anno, cioè quello che mi ha insegnato il 2019, che è un video che faccio ogni anno da quando ho aperto il canale. E basta. No, ho sbiascicato. Hai sbiascicato. Ciao mamma. Ho sbiascicato. Qualcun altro? Vogliamo augurare ancora buon Natale? E basta. Buon Natale a tutti, godetevi queste vacanze, questo periodo. Noi ci vediamo al prossimo video. Auguri! Auguri!